Benvenuto a un appuntamento con Focus, che oggi apre una nuova settimana. Senza perdere tempo, rompere gli indugi, andiamo subito all'argomento caldo, acate, diatribe ancora in campo tra maggioranza e opposizione, in questo caso tra opposizione, soprattutto il sindaco Raffo, quanto mai nell'occhio del ciclone in questo periodo. Ne parleremo con il vice sindaco di Acate, Salvatore Licalzi, bentornato. Buongiorno. Appartiene ad altro gruppo Uniamo Acate, e un bentornato a Giovanni Occhipinti, Movimento 5 Buongiorno. Stelle, bentornato. E allora, io volevo chiedere soprattutto intanto partire con Occhipinti, l'ultimo fatto, il Consiglio Comunale, L'ultimo l'ultima fatto. seduta dove volevate sfiduciare Raffo, su Sì. quale base questa Ma su molteplici motivazione? aspetti, intanto la domanda si potrebbe essere perché non sfiduciare il Raffo? Perché oggi secondo me siamo dopo 2 anni e mezzo, sono finiti i momenti della moderazione, della tolleranza. Io da oppositore e soprattutto da cittadino devo andare a prendere dopo 2 anni e mezzo il programma elettorale del sindaco Raffo, andarlo ad analizzare e vedere ciò che ha realizzato e ciò che non ha realizzato. Se noi sappiamo benissimo che di tutto il programma elettorale del sindaco Raffo non c'è neanche un punto realizzato, quindi questa soprattutto è una sfiducia che parte non solo dal Movimento 5 Stelle, ma è una sfiducia che per noi è Acate che sfiducia il sindaco, in quanto il sindaco da 2 anni e mezzo governa senza una maggioranza e soprattutto ha disatteso quasi tutti gli impegni elettorali, a partire dalle promesse più importanti, quale le indennità di carica. Oltre a quello, poi Oltre a quello anche c'è la ha mancata, disatteso ha anche disatteso che oggi siamo nel secondo voi. 2016 e manca il bilancio di previsione 2015, questo comporta una serie di provvedimenti, come ad esempio mancati trasferimenti dello Stato, oggi c'è Acate senza servizi, i dipendenti comunali che non prendono lo stipendio, il sindaco ha sforato il patto di stabilità, quindi dobbiamo pagare una multa, il sindaco, possiamo parlare di verde pubblico e verde urbano, questi sono primi interventi che ha fatto il sindaco. Non appena si è insediato, sappiamo benissimo dopo 2 anni e mezzo abbiamo Acate in completo sbando, soprattutto con gli uffici comunali. Il sindaco sin dal primo giorno ha tentato di riorganizzare gli uffici comunali, non riuscendoci, perché da un anno a questa parte ha smantellato gli uffici più importanti, portando Acate e gli uffici a una serie di inadempienze che hanno portato Ma così alla mancata. c'è un rischio C'è un di rischio di dissesto, c'è che almeno da quello che si evince dalle dichiarazioni del sindaco, c'è seriamente il rischio del dissesto, con tutta una serie di conseguenze che porteranno solamente dei malefici per Acate. problemi. Dei Per problemi, sì. il Movimento 5 Stelle non funziona nulla da Acate, ma è proprio così. Beh, io intanto partirei dal fatto che il sindaco è stato, i cittadini, circa il 40% dei cittadini hanno dato fiducia a un sindaco per 5 anni, non per 2 mesi, 6 mesi o 2 anni. È ovvio che un programma elettorale può essere realizzato in 2-3 anni, ma sempre occorrono comunque 5 anni. Poi i punti in cui Avrebbe disatteso i 5 tante. Stelle evidenziano, hanno fatto una lista di circa 10 punti dove dicono che il sindaco merita la sfiducia, che io non sono d'accordo per nulla. Il punto su dove ha detto il consigliere Occhipinti per quanto riguarda l'indennità di carica, noi per ben 2 anni non abbiamo ricevuto nessuna indennità di carica, l'abbiamo completamente rifiutata, a differenza. Così come abbiamo fatto noi, ha fatto il gruppo Uniamo Acate sin dall'inizio, a differenza del gruppo 5 Stelle che hanno sempre percepito l'indennità che poi comunque almeno per una volta sola hanno devoluto in un'opera per la cittadinanza, per il resto non si sa nulla. Per quanto riguarda lo smantellamento degli uffici, lì è un'altra esagerazione sempre dell'opposizione, classica politica perché che io sappia, perché sono in prima linea, abbiamo avuto solo un problema con l'ufficio finanziario, perché c'è stato un va e viene di dirigenza, comunque gli uffici dovrebbero lavorare al di là della dirigenza e abbiamo durante l'anno circa 5-6 scadenze per il bilancio e non ci è pervenuto alla Giunta nessun bilancio, nessuno schema di bilancio e oggi stiamo lavorando appunto Questo per il rischio di bilancio. dissesto è palpabile oppure anche in È questo caso palpabile, sembra. il rischio di dissesto viene da lontano,
viene dalle precedenti dal 2000, no. No, dal 2011, c'è un consiglio del 2012 dove non si è adeguato con quanto diceva la legge e ha lasciato le aliquote IMU al di sotto dei minimi di legge, quindi con conseguente minori trasferimenti, perché hanno fatto risultare realmente, come ha detto il sindaco in diversi documenti, il comune più ricco d'Italia. Che è l'amministrazione Caruso? L'amministrazione Caruso, perché quando la legge ti impone il 4 per 1000 nell'aliquota IMU e il comune mette il 2 per 1000, vuol dire che ha soldi talmente abbastanza da che ha dato altre risorse, diceva Raffa, ha dato risorse ad altri. Sì, ad altri, perché per il patto, per il sistema di sussidiarietà dei comuni, versiamo quasi 1 milione di euro agli altri comuni in difficoltà. Sì, volevo fare una piccola, già certo che devo replicare, perché il vice sindaco ha detto una serie di falsità, partendo dall'indennità di carica, che non è vero, che noi ci prendiamo l'indennità di carica. Parlano le carte, no? Ci sono i documenti. Le carte le conosce benissimo, gli impegni di spesa, noi quelli del 2015 le abbiamo impegnate in attività sociale, abbiamo comprato delle nuove giostre per i bambini, quindi a parte che si parla di cifre irrisorie, ma se tutto è bloccato, grazie al sindaco che nel 2015 è bloccato, anche le loro indennità che loro hanno deliberato per prendersi le indennità, questo non lo dice, sono bloccate solo semplicemente perché c'è un bilancio, anzi tutta una macchina amministrativa bloccata a causa sempre del mancato bilancio di previsione 2015. Questa è la causa perché non si stanno potendo prendere le indennità di carica, altrimenti potrebbero fare benissimamente la revoca di quella delibera ed evitare che loro pesano sui cittadini per un totale di 105.000 euro all'anno. No, non è esattamente così. Nel 2012 c'è stato un tentativo di dissesto, c'è stato un buco di bilancio creato dagli oppositori all'ex sindaco Caruso. Come ha detto il vice sindaco, è vero che hanno abbassato le aliquote IMU al di sotto di quelle previste per legge, causando un buco di bilancio e dei mancati trasferimenti. Però c'è da dire che nel 2013, quando siamo arrivati noi, ricordo benissimo, l'amministrazione ha aumentato le tasse grazie alla nostra astensione voluta appositamente, perché abbiamo visto la situazione, per dare la possibilità a di partire e di sanare quei debiti che venivano dal 2012. Oggi, se il bilancio non si fa, non si riesce a fare, i motivi sono semplici. Il motivo è perché le leggi in materia di contabilità finanziaria sono cambiate. Dal 2013 in poi sono sopraggiunte delle diverse cose, come ad esempio il fondo di solidarietà comunale, oltre al patto di stabilità e i nuovi bilanci armonizzati. Tutta una serie di normative che devono essere recepite dai comuni e dagli uffici in maniera da personale competente. Ma quando noi andiamo a vedere che dal dicembre 2014 abbiamo un sindaco che mette le mani in quegli uffici che fino a quel giorno erano gestiti dal personale del comune e funzionavano in maniera discreta, il sindaco arriva, mette mano mettendo i suoi uomini dietro quelle poltrone. Sappiamo benissimo, e non è come dice sindaco, c'è stato solo un cambio. Noi sappiamo benissimo che c'è stata la dottoressa Di Martino che è stata revocata per dare la dirigenza all'avvocato Caruso, per assumere esperti come Migliorisi, Tomaselli, la dottoressa Iannello, per poi la dirigenza passare di nuovo a un ingegnere che non si sa con quale competenza va a fare il dirigente degli uffici finanziari. Il sindaco durante la sfiducia ci ha anche risposto: ma facciamo la dirigenza 6 mesi alternando, una volta l'avvocato Caruso, una volta... Ma i uffici e postazioni così importanti non si possono lasciare in mano 6 mesi uno, 6 mesi li fa l'altro. Ci vuole una continuità e una costanza, ragazzi, cosa che c'era prima e che non c'è stato oggi. Ci vorrebbe una continuità in questi casi. Quando viene nominato un dirigente o un segretario generale e si insedia e vede la situazione, le denunce che arrivano giornalmente, perché ad Acate non si sta facendo politica già da ormai. Denunce perché? Per la qualunque cosa, qui ad Acate... Appena soffia un vento contrario, sì, cioè partono... A piesso spinto c'è subito una denuncia, perché non si sta facendo politica, ma è una vera caccia all'uomo, per come la chiamo io. È stato sempre così, è stato? No, da 8 mesi a questa parte c'è... Le conseguenze ne pagano i cittadini, no? Senza dubbio, perché intanto sono tutte denunce a carattere penale. Si impiega poi, si distraggono energie per cercare di difendersi o comunque per trovare una soluzione. E di conseguenza ne risente sempre la città, perché i problemi che hanno gli amministratori ne risente sempre la cittadinanza.
Poi ritornando all'indennità di carica, noi per 2 anni, infatti ho detto, mi ha confermato quanto ho detto io, perché per 2 anni non abbiamo ricevuto nessuna indennità di carica e l'abbiamo tolta completamente dal bilancio. Sì, ma avete promesso una politica a differenza dei 5 Stelle che hanno detto sì, noi l'indennità non la prendiamo il gettone di presenza, ma in realtà hanno messo sempre un segno a meno al bilancio. Ma comunque parliamo di entrambi i casi, parliamo sempre di una goccia nell'oceano. Perché i problemi del bilancio sono ben più gravi, perché infatti è vero che nel 2013 l'amministrazione e il comune ha alzato le aliquote, quindi mettendosi in linea con la legge. Più tasse. Sì, quindi abbiamo aumentato le tasse ai primi 6 mesi di amministrazione del Raffo. Quindi abbiamo coperto un danno fatto precedentemente, però resta il fatto che dal 2012 in poi il comune versa quasi 1 milione di euro nel fondo di solidarietà. Quindi nonostante abbiamo aumentato le tasse, quel versamento nel fondo di solidarietà rimane. È vero che dà in carica, almeno sempre l'accusa, cioè l'opposizione, a forestieri invece non guarda gli acratesi. A professionisti da pure, ma su certe vedi Piccione, vedi Sidoti, eccetera. Su certe professionalità, diciamo, su certi posti, io non, diciamo che non, oddio, capisco la lamentela delle opposizioni, ma sono incarichi fatti ad personam perché sono di estrema fiducia, perché un sindaco deve dare delle risposte, un'amministrazione deve dare delle risposte e deve mettere persone che secondo noi ci permettono determinate risposte. Poi ripeto, come è stato con il caso del dottor Migliorisi, il dottor Tomaselli, che si sono insediati, hanno visto subito, hanno appurato veramente di questa caccia all'uomo e sono andate via. Di questo parliamo. No, funziona. In poche parole, cioè, è vero, intanto i protagonisti di questa avventura amministrativa, sempre queste sono parole che si dicevano in campagna elettorale, dovevano essere gli acatesi, dove si dovevano valorizzare le eccellenze acatese, e quindi tutti gli incarichi uno presume che il sindaco dovesse dare a degli acatesi. Invece così non è stato, perché noi possiamo citare le primissime azioni amministrative del sindaco Raffo non appena si è insediato. Possiamo esempio, una prima azione è stata quella di cacciare fuori la ditta che si occupava del verde pubblico ad Agati, una ditta di acatesi. E al suo posto? Al suo posto è venuta una ditta di Ragusa, ma non è che è venuta una ditta di Ragusa a tempo indeterminato, così come faceva la presidente ditta. No, è solamente una ditta che come c'è una ricorrenza, una festa, allora viene chiamata, viene fatto fare qualche intervento così per tamponare, ma i risultati sono che il verde pubblico ad Agati è scomparso, abbiamo perso la villa che il sindaco ha trovato, la Villa Margherita, che era un gioiello, e abbiamo perso le enorme palme. Un'altra azione che ha fatto il sindaco è quella di cacciar via, non appena si è insediato, il capo dell'ufficio tecnico, sempre un acatese, mettendo dietro quella scrivania prima il dottor Piccione di Vittoria e poi l'ingegner Sidoti di Comiso. Ora, perché l'ha fatto non si riesce bene a capire i motivi si possono pensare, quali possono essere, ecco, cioè quello che il sindaco da sempre, come si è insediato, voleva smantellare tutto ciò che ha fatto la precedente amministrazione. Però se noi pensiamo che lo stesso criterio è stato adottato sia nell'ufficio tecnico sia nell'ufficio finanziario, e si è bloccato l'ufficio finanziario non adempiendo ai suoi doveri, quali il bilancio di previsione, cioè quando su 3 azioni il sindaco ne sbaglia 4, perché se dobbiamo aggiungere l'indennità di carica, se poi dobbiamo aggiungere che poi ci sono una serie di gaffe che il sindaco ha fatto, sia in merito all'acqua, sia infatti prima di chiudere volevo parlare un po' del ricorso a TAR, che è stato uno dei motivi principali per cui abbiamo presentato noi la sfiducia, quando su 3 azioni amministrative il sindaco ne sbaglia 4, ma ancora cerchiamo un motivo per sfiduciarlo. Sì, ci andremo. Ho preso appunto per quanto riguarda. Sì, ma perché mi viene da ridere, perché intanto ci siamo insediati ed è stato l'anno dei tagli e la ditta abbiamo dovuto non revocare, è terminato il contratto con la ditta del verde pubblico e non l'abbiamo rinnovato. Ad oggi abbiamo affidato solo una volta in 2 anni, solo una volta, per una manutenzione straordinaria alla villa. Il resto è fatto da cittadini che con spirito di con la villa di volontà, in condizione precaria la villa, no? Come? Ridotta, sì, è arrivato a un punto, questo in effetti è all'occhio di tutti, ma l'abbiamo ripresa. Purtroppo c'è il problema del punto del ruolo rosso, solo le palme sono morte, ma per quanto riguarda la villa i prati sono stati rimessi.
e tutto. E sono, state, e sono manutenzionate da cittadini a titolo volontario fino a ieri. Poi dicevo un'altra cosa, ufficio tecnico, l'ingegnere l'abbiamo cacciato, no, l'ingegnere non ha accettato ed è andato via, no, è diverso. Ma voi dovete dire quale condizione avete posto l'ingegnere per è lavorare. Andato via, l'amministrazione non l'ha cacciato, l'ufficio finanziario fino al 30 settembre mi sembra, 30 giugno, non ricordo bene la data. Luglio, primo, il 7 luglio. Era dirigente la dottoressa Di Martino, il 3 novembre, 6, 9, 16 novembre è andata via perché ha vinto un concorso in una scuola a Milano, è ben diverso. No, non è così. Non è così, perché le posizioni sono state revocate il 30/12/2014, la dottoressa Di Martino si è andata quando togliendogli gli è stato tolto non solo la dirigenza, prima gli è stato affiancato un esperto, un amico del sindaco, sempre questi ricambi, questi favori che si fanno tra politici, prima è stato affidato un esperto in materia di bilancio, poi quell'esperto va a prendere il posto della stessa dottoressa Di Martino, cioè è un'assurdità, la dottoressa Di Martino è messa alle strette, sì se n'è andato approfittando di un'aspettativa, ma sappiamo benissimo che è stato quando messo si manda, con le spalle al muro quando si manda una richiesta al dirigente per la redazione del schema di bilancio con scadenza 30 marzo e non viene risposta, poi viene reiterata a maggio mi sembra perché ci sono più scadenze nel bilancio di previsione e in giunta non perviene nulla. Ma va bene, alchimia tecnica a parte, cose che interessano soprattutto i cittadini, intanto c'è il problema dell'acqua, acqua, raccolta differenziata, è partita porta a porta. Sì, sì, possiamo pure parlare sia dell'acqua che della fuga differenziata, è il problema no? dell'acqua perché era... a nessuno riesce. Certo, no, ora ne parliamo. E allora, però in breve, il problema dell'acqua, perché nessuno ha mai criticato l'attingimento dell'acqua alla diga del regoletto del sindaco, quello che il sindaco ci è riuscito, il primo applauso gli lo faccio io oggi qui stesso. Però cosa è successo? Che il sindaco ha commesso una gaffe, il sindaco e l'assessore, anche il vice sindaco delle casse, che non appena è stata inaugurata la conduttura, l'hanno immessa direttamente nelle tubature cittadine, dichiarando pubblicamente che si trattava di acqua potabile, di immissione cosa di acqua che potabile, no. Cosa che noi ci siamo un pochettino allarmati, abbiamo chiesto l'analisi che non c'è, non l'abbiamo fatta noi, siamo state derise per aver fatto l'analisi che poi l'acqua era inquinata. È così. Intanto non è così, oggi l'hanno detto per la prima volta perché già contestavano l'attingimento dell'acqua. Quindi non è stata emessa l'acqua? A priori, assolutamente no. A priori l'acqua è dichiarata che non era buona. Io riconfermo quanto detto all'epoca perché per noi oggi è realtà perché il progetto dell'acqua potabile è partito. Intanto ci interessava perché fatto si aspettano delle queste. Analisi mi pare da già le analisi erano fatte, il Movimento 5 Stelle ha solo confermato le analisi che noi abbiamo fatto e che non avete pubblicato, che ha fatto l'ARPA, ma perché sono analisi fatte all'acqua della diga, non l'acqua dei serbatoi. L'acqua dei serbatoi presenta già da diversi anni delle criticità per quanto riguarda quanto riguarda impurità, calcare e quant'altro. La nostra fretta è prendere l'acqua per ridurre la spesa 1-2 per migliorare la qualità dell'acqua, perché la qualità dell'acqua oggi ad Acate come momento tutta la solo zona per, solo per usi irrigui al momento sì. Solo per usi irrigui e non domestici l'acqua della l'acqua della cioè, ad Acate gli acatesi adesso voi cosa l'acqua la è sempre utilizzare? Stata non potabile per l'uso di sì. L'acqua che forniamo ai cittadini è da sempre non potabile, l'acqua della diga inizialmente sarà data poi non potabile e speriamo di raggiungere la potabilità con l'uso del depuratore che abbiamo, stiamo cercando di riattivare per la prima volta perché è stato installato nel 2011 se non ricordo male e mai utilizzato, mai messo in funzione. Raccolta differenziata, c'è quest'altra come dice sì, da quasi tre mesi è partita la raccolta differenziata, però ci sono delle criticità. Allora fino ad oggi non abbiamo detto nulla, no, sulla raccolta differenziata, per noi va bene, ci sta, però non bisogna attenzionare una serie di problemi che sono nati nel corso di questi tre mesi, di questa avventura. Quali sono questi problemi? Il problema che ha riscontrato anche l'amministrazione è quella che la gente possibilmente evita di differenziare mettendo i rifiuti tutti nei cassonetti, andava a mettere. Come si faceva prima? Creando queste isole ecologiche e poi di ecologico non invece è adesso... Invece l'amministrazione come ha cercato di risolvere il problema? Togliendo i cassonetti da Acate. Il risultato qual è stato? Che dopo tre mesi noi abbiamo Acate che non c'è un cassonetto per i cittadini e il territorio di Acate oggi dopo tre mesi è sporco.
è sporco. Quindi questo è un problema che lo sto dicendo qui oggi per la prima volta, però è un problema che deve attenzionare l'amministrazione, perché noi sappiamo benissimo che il territorio di Agata è vastissimo, comprende Agata e Marina di Agata, praticamente... abbiamo un altissimo tasso di clandestinità, queste persone sono un'altra popolazione che vivono parallelamente alla nostra e che producono rifiuti. Se tu già vai a togliere i cassonetti dei rifiuti, cioè, si crea quello che sta succedendo oggi ad Agata, che il perché territorio praticamente è i cittadini passano porta a porta, intanto gli servizi passano porta a porta e prendono i sacchetti. Cioè, prendono i sacchetti. Deve funzionare, sta funzionando la raccolta differenziata, però il non si possono togliere momentaneamente i cassonetti. Voi chiedete, sì. Un'altra cosa ancora per quanto riguarda le percentuali, che sono altissime almeno per quanto dette dall'amministrazione, è vero, sono percentuali alte, però che noi ancora non abbiamo visto nessun tabulato. Io da mesi richiedo i tabulati della raccolta differenziata e ancora l'amministrazione non ci fornisce i dati, però il vice sindaco mensilmente va a pubblicare queste percentuali altissime. Era utile lasciare i cassonetti, che confermo comunque, perché un comune parliamo di criticità, ma un comune che chiude il primo mese al 43,70, le riconfermo oggi, il gennaio al 58,24 e il 17 febbraio ho un dato del 67,22, non lo so se è un servizio che non sta funzionando. Per quanto riguarda i cassonetti, io ho seguito già dall'inizio la redazione del piano rifiuti che abbiamo presentato alla regione. E il primo piano rifiuti che abbiamo dovuto modificare prevedeva i cassonetti di vicinato al posto del kit familiare. La regione ha praticamente rigettato il piano rifiuti, dovevano essere assolutamente tolti i cassonetti. La prima settimana, i primi 15 giorni, noi l'abbiamo messi comunque, abbiamo fatto 3 o 4 batterie di cassonetti di vicinato e uno è andato in fiamme. Dopo 5 giorni e una settimana. Doloso, non si sa. Doloso sicuramente. Sì, l'abbiamo tolti per cercare di intanto fare un'azione più dura verso la mentalità della raccolta differenziata, in modo che il cittadino deve differenziare. Però, a parte la mancanza di cassonetti, però gli agatesi un po' la sensibilità. Sì, assolutamente. La città ha risposto molto bene. C'è una piccolissima percentuale che secondo me lo fa in maniera dolosa di abbandonare i rifiuti in giro. Buona parte sono state sanzionate, sono state trovate, sono state ricercate. E ripeto, per quel cittadino che ha una necessità una volta ogni tanto in maniera improvvisa, c'è un numero dedicato, l'ufficio ecologia, che risponde tempestivamente a tutte le esigenze, anche portando rifiuti in fuori orario. Ma una faccia non convince. È normale. No, molte delle cose che dice sono vere, però il punto non è questo. Il punto è che il territorio di Agata è vastissimo. Sì, è vero, i cittadini si stanno impegnando su queste percentuali, fino a quando non mi danno i documenti io metto sempre un punto interrogativo, però c'è da fare i conti con gli immigrati e con l'altissimo tasso di clandestinità, con tutte le persone che oggi producono rifiuti e che non hanno la possibilità di andarsi a prendere i bidoni, quelli della differenziata. Dove vanno a buttare queste persone i rifiuti? Nelle campagne adesive. A chiudere... Il ricorso a TAR è semplicemente il sindaco, non contento che il consiglio comunale gli approva il conto consuntivo 2014, va a fare il ricorso a TAR. Come fa questo ricorso a TAR? Lo fa pagando un noto avvocato amministrativista. Sappiamo benissimo che le parcelle di queste avvocate sono altissime, almeno si parla di 7, 8, 10 mila euro di parcelle avvocate pagate con i soldi dei cittadini comunali, per cercare di fare il ricorso a TAR al consiglio per cacciarlo fuori, per mandarlo a casa. Cioè, una cosa così antidemocratica nella storia della politica, forse regionale italiana, non si era mai vista. Ovviamente il ricorso è stato rigettato dal giudice. Un flash, perché con quel discorso il Movimento 5 Stelle di Agata ha fatto una gaffa colossale, finendo su tutti i giornali a testata nazionale, perché non hanno bocciato, secondo loro giusto, hanno bocciato il bilancio e quindi per la legge, per come prevede la legge, dovevano andare a casa. 1, 2,
perché poi hanno fatto una revoca di una delibera identica e approvando una delibera identica, quindi trasformando quasi il Consiglio Comunale e le norme in pizzeria. Brevissimo, volevo solamente dire che il ricorso non appare assistito da apprezzabili elementi di fondatezza, giacché l'approvazione del bilancio comunale è intervenuta entro il termine massimo di 30 giorni dalla convocazione. Con questo il giudice dava sentenza. Ne parleremo magari, poi gli sviluppi li vedremo in un prossimo appuntamento. Intanto vi ringrazio, grazie a lei. A Salvatore Licarsi, vice sindaco, grazie a lei. Giovanni Acquipinti delle 5 Stelle, grazie per chi ci ha seguito, appuntamento come al solito a domani.